Venerdì pomeriggio ci siamo trovati e, come di consueto, ho chiesto come stesse sua moglie e mi diceva che era una situazione molto critica, che l'avevano portata a casa all'ospedale mercoledì, che poi hanno provato ad alimentarla, ma la situazione era un po' precipitata, non riuscivano a gestirla. In questo contesto abbiamo fatto due parole per quanto riguarda il discorso della possibilità di fare il fine, di scegliere il fine vita, questo famoso testamento biologico che non è mai stato portato a termine in Italia per tanti motivi, e lui era rammaricato di non poter scegliere effettivamente di dare una dolce fine a sua moglie. Questo era un po' quello che era emerso dalle nostre discussioni, ecco. E lui probabilmente ha avuto un po' di difficoltà, diciamo che dal punto di vista psicologico può darsi che abbia avuto un piccolo proprio crollo, e la debolezza l'ha portato a compiere questo gesto insano. Ecco. Quello che io posso dire è che qua in paese tutti comprendono e vogliono bene a Sergio, nessuno, non ho sentito parole di cattiveria o di vituperio nei confronti del suo atto, questo lo posso dire con certezza. Ecco. Tutti comprendono che è stato un gesto d'amore, anche se un po' particolare, diciamo, ecco, non proprio perfetto, un gesto d'amore perfetto. Ecco. Siamo rimasti tutti molto sorpresi di questo gesto. Era un uomo quindi molto pacifico, lei ce lo descrive così? Assolutamente sì. Assolutamente sì. Il fatto che ne avessimo parlato non lasciava presagire che lui potesse compiere questo gesto, assolutamente.